In Russia, sul primo canale della TV pubblica, una notte di Capodanno all'insegna dei varietà italiani. Il corrispondente Sergio Paini. Come stai? Come va? A brindare son disposto. Per chiudere il 2020 con un sorriso, i russi hanno reso omaggio, seppure in versione trash, a quella che molti di loro ancora rimpiangono come un'età dell'oro, gli anni Ottanta, quando i varietà italiani, Festival di Sanremo in testa, varcarono come pionieri la cortina di ferro. Ivan Urgant, che conduce sul primo canale della TV di Stato uno show satirico, per una sera ha cambiato nome in Giovanni Urganti e ha trasformato il programma in Ciao 2020, una parodia dei classici spettacoli di fine anno con canzoni, siparietti comici, ospiti e brindisi, tutto in italiano maccheronico. L'effetto è esilarante, il video conta già milioni di visualizzazioni su internet. Stile volutamente kitsch, luoghi comuni e qualche battuta di dubbio gusto. E forza, forza, forza! Ma più che una presa in giro, in fondo, è una celebrazione, se si considera che qui cantanti come Albano e Romina, Toto Cutugno, I Ricchi e Poveri, Pupo e Riccardo Fogli fanno sempre il tutto esaurito. Gli amori vissuti in allegria, davvero, non invecchiano mai.